Proseguono le indagini della Procura sul caso dell'aggressione nei giorni scorsi alla filiale del credito cooperativo a Gamba Tesa, fuori pericolo il vice direttore. Lacunoso e insufficiente il progetto del raddoppio della linea ferrata da Termoli a Lesina, inadeguate le barriere antirumore, progettualità da rivedere. Visita ufficiale del console degli Stati Uniti Mary Avery, gli argomenti di interesse e il quadro internazionale della pandemia e azioni in campo sociale ed economico. Da domani al Teatro Savoia di Campobasso e a Palazzo Marchesale arriva Limosani al via l'edizione 2020 del Festival Percussioni e del Premio Marzio Rosi. Un cordiale saluto dalla redazione giornalistica di TLT. Oggi nella chiesa di Santa Maria degli Angeli a Termoli si sono svolti i funerali di Roberto Nardone. L'uomo è deceduto la settimana scorsa all'ospedale di Pescara, dove era stato ricoverato a causa delle gravi ferite riportate in un incidente motociclistico avvenuto a Vasto. Roberto Nardone aveva perso il controllo della sua Yamaha, andato a sbattere contro il muro di una abitazione. Potrebbe essere dimesso nella giornata di domani dall'ospedale Cardarelli del capoluogo molisano Nicola Berardo, vice direttore della banca di credito cooperativo di Gamba Tesa, aggredito probabilmente con un taglierino nel suo ufficio la settimana scorsa da un dipendente dell'istituto di credito. L'uomo ha rischiato la vita per aver perso nella colluttazione molto sangue. I fendenti del suo aggressore sono stati alla schiena, al volto e al collo. Sono ancora molte le lacune sull'accaduto e l'esatto movente dello scontro fisico. La Procura della Repubblica di Campobasso ha disposto il sequestro del primo piano dello stabile per completare le indagini. Cambiamo argomento, raddoppio della tratta ferroviaria Termoli-Lesina. Il Ministero dell'Ambiente e i comitati civici chiedono a Rete Ferroviaria Italiana nuove alternative e progettualità. Le barriere antirumore proposte da Rete Ferroviaria Italiana sono completamente inadatte, obsolete e non regolari per la soluzione al problema acustico. L'impegno del Comitato Cittadini e Rete di Termoli prosegue. Questa volta si attende però l'esito dell'analisi progettuale effettuata dalla sottocommissione del Ministero dell'Ambiente. Il gruppo del Ministero valuta pertanto in negativo anche l'integrazione del progetto del raddoppio Termoli-Lesina e presenta una lunga serie di richieste e di interrogazioni a cui la Rete Ferroviaria Italiana è chiamata ad adeguarsi. Per esempio, da tenere d'occhio la questione degli approfondimenti sull'intercettazione delle acque di falda superficiali e sull'impatto dell'inquinamento luminoso sulla fauna. Queste sono solo alcune delle criticità evidenziate a cui la rete ha risposto in modo generico. Il gruppo di lavoro ritiene pertanto utile ora l'analisi di alternative progettuali a quella presentata per accertare se esista o no una soluzione con minore interferenza con le varie componenti, inclusa la natura e la biodiversità. Le alternative dovranno quindi essere studiate non solo in termini di scelte di tracciato, ma anche e soprattutto prediligendo scelte di carattere tecnico. Prosegue l'ascesa dei contagi al Covid in Molise. Su un totale di 136 comuni il virus è presente in 52 paesi. La mappa dei contagi dei centri più colpiti in questi ultimi giorni è guidata da Isernia con 34 casi, seguita dai 28 a Campobasso e 25 persone positive a Castelpetroso a seguito della partecipazione ad un funerale di una parte consistente della popolazione del posto. Tra i nuovi casi di contagio se ne conta il quinto a Larino. Si tratta di una persona rientrata da pochi giorni dalla capitale e adesso in isolamento assieme ai familiari. Il primo cittadino di Isernia, Giacomo D'Apollonio, per motivi di prevenzione legati all'emergenza sanitaria, proroga la sospensione fino al giorno 19 dell'attività didattica nel nuovo polo scolastico appartenente all'Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco, in attesa degli esiti dei tamponi disposti dall'ASREM.
Alla data di sabato 10 ottobre gli studenti contagiati in Italia sono pari allo 0,08%, vale a dire poco meno di 5.500 casi di positività al coronavirus. Per il personale docente la percentuale sale allo 0,13% del totale, 1.020 casi. Per il personale ATA si parla dello 0,14%. Vale a dire 283 casi. I dati del monitoraggio condotto dal Ministero dell'Istruzione sono stati condivisi con l'Istituto Superiore di Sanità. E ancora sull'argomento, la situazione dei contagi nella città di San Salvo ci indica 40 positivi e 28 quarantene domiciliari in isolamento fiduciario. Dei 40 contagiati, 24 sono legati alle pazienti della residenza per anziani San Vitale, gran parte delle quali non residenti nella cittadina adriatica. 6 sono operatori sanitari residenti a San Salvo, i restanti 10 sono quasi tutti casi contratti in ambito ospedaliero o sono loro congiunti. Nonostante i numeri delle positività, la situazione è tenuta sotto controllo. Ci tiene a precisare il sindaco Tiziana Magnacca. E torniamo in Molise, prima visita ufficiale del console generale degli Stati Uniti a Napoli, Mary Avery. La diplomatica è stata accolta prima a Palazzo Vitale dal presidente Donato Toma e successivamente nel pomeriggio dal sindaco Roberto Gravina. Turismo, cultura, collaborazione economica. Questi i temi principali affrontati nell'incontro del console generale degli Stati Uniti d'America con il presidente della giunta regionale Donato Toma. Mary Avery è console a Napoli, ma ha competenza per l'intero mezzogiorno d'Italia ed è alla sua prima visita ufficiale in Molise. Noi siamo molto molto onorati perché i rapporti con il consolato che dirige la signora Mary Avery, è un rapporto consolidato di amicizia e quindi ci ha fatto l'onore di questa visita. L'abbiamo accolta, abbiamo scambiato delle impressioni sul nostro Molise e devo dire che le sue impressioni sono state molto confortanti e io sono onorato delle espressioni belle che il console ha avuto per il nostro paesaggio, per la nostra cucina, ma oggi l'apprezzerà ancora meglio. Siccome lei ha parlato di antica amicizia, no? Vorrei, come dire, chiederle il ruolo degli italiani negli Stati Uniti, il ruolo anche e soprattutto culturale, visto però in un ambito moderno che è quello di oggi, dove ci sono molte attenzioni per questa nuova immigrazione. Come lei ha detto, questa immigrazione dall'Italia iniziava quasi più di 100 anni fa, ma adesso c'è un carattere italo-americano che dura e dura al futuro. Gli Stati Uniti è un paese di immigranti e come ho appena detto, ho parlato con il presidente, gli americani origini italiani sono molto importanti nel carattere dell'americano, in particolare nell'ambito culturale, ma anche politici, lo sport e tutto. Ma è molto interessante perché, come lei ha detto, è molto importante, gli americani di origini italiane sono molto orgogliosi di questo rapporto, di questi legami. E anche quando io ho visitato a Fornelli, un piccolo paese, un bellissimo borgo molisano, ho visto questo stretto rapporto familiare, ma anche tra le generazioni, perché anche ho incontrato una donna che è cresciuta in Rhode Island,
mai sposato con un molisano. È una bellissima storia. E come abbiamo appena parlato insieme, questi legami sono a livello nazionale, ma anche a livello individuale. È molto stretto, nel futuro anche. L'Osservatorio Nazionale della LAV plaude alla notizia relativa ad un termolese posto agli arresti domiciliari su ordine della Procura della Repubblica di Larino, accusato di organizzazione di combattimenti tra cani. In particolare, lo scorso anno in provincia di Campobasso sono stati 22 i procedimenti per uccisione di animali con una persona indagata, 14 procedimenti per maltrattamenti di animali e 4 indagati. 8 procedimenti e 6 indagati per reati venatori o contro la fauna selvatica. I carabinieri forestali di Isernia hanno scoperto in località Nunziatella una discarica abusiva di rifiuti speciali occultati sottoterra. I responsabili sono due uomini, un imprenditore edile e un pensionato proprietario dei terreni, entrambi residenti in Alto Molise. L'area è stata posta sotto sequestro ed è scattata la denuncia all'autorità giudiziaria. Il decoro degli spazi verdi nella città di Isernia, l'amministrazione comunale di centrodestra punta a migliorare l'ambiente. Vediamo. Lei si sta un pochino attivando parecchio per il decoro della città di Isernia, i fiori alle rotatorie, la piazza di San Francesco, davanti alla chiesa Santa Maria Assunta. Cos'altro bolle in pentola? Sì, allora noi ci stiamo attivando da qualche anno proprio per cercare di sistemare alcune zone della nostra città. Siamo intervenuti su tutte le piazze. Noi da poco abbiamo finito anche un intervento sul centro storico per la sistemazione della viabilità delle piazze, di questi San Pietrini che in molte zone erano saltati, li stiamo tutti risistemando. Proprio sul centro storico abbiamo anche Piazza Celestino V che abbiamo sistemata con i fiori proprio dove si trova la statua del santo. Abbiamo risistemato anche il monumento dei caduti con fiori e impianti di irrigazione. Siamo intervenuti su Piazza Giustino Tuva, adiacente alla chiesa, tutte le rotonde. Infine abbiamo proprio concluso i lavori davanti alla caserma dei carabinieri. Per quanto riguarda la viabilità, abbiamo risistemato la strada e realizzato dei marciapiedi di collegamento con la strada che va poi verso San Lazzaro. Adesso interveniamo fra qualche settimana ancora sulla villa comunale, alcune aree della villa comunale, risistemando, rimettendo manto erboso, risistemando gli alberi, togliendo quegli alberi che sono stati analizzati e purtroppo devono essere abbattuti, ma reimpiantiamo di nuovo specie che possono poi stare su quella zona. Ce ne abbiamo ancora parecchio da fare, siamo consapevoli che purtroppo noi vorremmo fare tante cose, ma la disponibilità economica è quella che è. Ricordiamo che ancora non approviamo il bilancio per causa del Covid, quindi stiamo un po' fermi in quanto non approvando il bilancio purtroppo non abbiamo somme disponibili da spendere subito, sperando di approvarlo subito qui a fine ottobre per poi iniziare a realizzare altre opere. Annuncio che ci sarà un'opera importante che presenteremo a fine mese che sarà realizzata davanti al Palazzo del Tribunale. Siamo sempre in attesa di sapere se Isernia sarà promossa alla designazione di capitale della cultura. Ma speriamo di sì, noi ce la stiamo mettendo tutta, l'assessore sta lavorando tanto insieme al sindaco, speriamo di riuscire perché sarebbe veramente una bellissima cosa per la nostra città. Ancora cronaca, spinto dalla gelosia, aveva iniziato a molestare ripetutamente la sua ex compagna. Continui messaggi ingiuriosi e controlli avevano reso impossibile la vita di una donna di Campobasso. Per tali motivi la squadra mobile ha proceduto all'esecuzione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla vittima nei confronti di un uomo del posto, su richiesta della procura del capoluogo.
Da domani al Teatro Savoia di Campobasso e a Palazzo Marchesale a Ripalimosani si svolgeranno gli eventi dell'undicesima edizione del Festival Percussioni e del Premio Internazionale Marzio Rosi. A cura del Conservatorio di Musica Lorenzo Perosi di Campobasso, torna al Teatro Savoia e al Palazzo Marchesale di Ripalimosani con la sua undicesima edizione il Festival Percussioni, che ha conquistato un posto di rilievo tra le proposte musicali in Italia ed Europa. 3 giorni di concerti ed iniziative, tra le quali il prestigioso premio dedicato al compianto Marzio Rosi, premio giunto alla 7ª edizione, e l'omaggio al percussionista Cristoforo Pasquale, scomparso prematuramente soltanto un anno fa. Il Festival delle Percussioni è sicuramente una delle manifestazioni più longeve e ormai è radicato nel nostro istituto. Questa 11ª edizione in particolare arriva in un momento che tutti conosciamo, così particolare, è reso ancora più difficile nell'organizzazione appunto dall'emergenza sanitaria. Però nonostante questo non ci siamo scoraggiati, l'abbiamo rinviato più volte, adesso finalmente lo svolgiamo nella sua interezza. Questa edizione, come sempre, contiene il premio Marzio Rosi, che è alla 7ª edizione e che vedrà protagonisti sul palcoscenico 3 finalisti, dei quali, come compositori dei quali eseguiremo domani le loro composizioni, poi domenica il finalista verrà eseguito e verrà proclamato il vincitore. Un'altra particolarità purtroppo di quest'anno è che la mancanza di Cristoforo, il nostro mio collega di percussioni, che purtroppo ci ha lasciato meno di un anno fa, al quale dedichiamo questa edizione e gli dedichiamo uno spazio particolare nel concerto del 18. La seconda parte sarà tutta quanta dedicata a Cristoforo e sarà diretta dal nostro maestro Vittorio Bonomo, che è stato il fondatore della classe di percussione di Campobasso, ha fondato il primo ensemble Percussion Time, del quale Cristoforo ha fatto parte e del quale è stato promotore, e verrà a Campobasso con un programma che conterrà proprio i brani con i quali Cristoforo ha iniziato a partecipare a questa attività artistica dell'ensemble. È venuto a mancare Iole Santelli, presidente della giunta regionale della Calabria. In Molise il partito di Forza Italia e il presidente della provincia di Campobasso, Francesco Roberti, si stringono attorno alla famiglia di una donna che non ha mai rinunciato alla passione civile, ideali e alle responsabilità politiche. La politica calabrese perde in questo modo una grande combattente, ha aggiunto Michele Iorio. Un'altra importante iniziativa culturale è a Rocca Mandolfi, dove è possibile visitare il Museo del Brigantaggio, aprendo la conoscenza a un periodo che racconta parte della storia della regione. Il Molise e i briganti, un periodo storico molto affascinante che per decenni è stato lo scenario di tanti luoghi della nostra regione, soprattutto i siti montani. Rocca Mandolfi è sicuramente uno di questi, è proprio in tale comune che soltanto da qualche giorno è possibile visitare un museo dedicato alle vicende storiche proprie del brigantaggio, oltre a quelle personali dei vari protagonisti di un percorso che è stato marginalizzato nei libri di storia, se non addirittura rimosso. Un museo che vuole raccontare le storie più importanti e più originali del brigantaggio di Rocca Mandolfi, però in versione originale e assolutamente inedita. Questo museo va a arricchire la nostra offerta turistica e va ad arricchire un'offerta turistica sul brigantaggio che nella nostra comunità già c'è un filone ben definito, con la passeggiata nel borgo e con la statua del brigante che si trovano al centro del paese. Il museo può essere visitato il martedì pomeriggio dalle 16 alle 18 e tutti i giorni dal mercoledì alla domenica nelle ore mattutine che vanno dalle ore 11 alle ore 13 e nelle ore pomeridiane che vanno dalle ore 16 alle ore 18. Quindi invitiamo tutti i curiosi e tutti i turisti, non solo del Molise ma anche provenienti dal resto dell'Italia, a visitarlo perché merita assolutamente di essere visto.
Allora, in questo museo, vedete alle mie spalle, c'è un brigante e una brigandessa dell'epoca vestiti negli abiti di fine Settecento. Poi c'è il gioiello tipico di Rocca Mandolfi, realizzato dall'orafo Franco Cocco Palmieri, che rappresenta diciamo l'identità, un oggetto che rappresenta l'identità del nostro comune. E poi c'è il pezzo forte, che viene rappresentato dal video in 3D e 2D, che racconta le storie salienti della storia del nostro brigandaggio. Quindi, e oltre a questo, poi c'è la biblioteca dedicata a Florindo Scasserra, che è un'altra chicca che sarà aperta insieme al museo e che può essere vista e anche, diciamo, sfruttata per i servizi strettamente culturali e letterari. Sono iniziati i lavori per rendere inaccessibile l'ex Hotel Roxy a Campobasso. Sono state diverse le sollecitazioni sin dallo scorso anno da parte dell'amministrazione comunale alla Regione per richiedere gli interventi a rendere sicura la struttura e l'area. Ora la richiesta è che si proceda più presto alla sistemazione dello stabile. Chiuderà domani sera alle 20:30 la mostra del fotografo Vincenzo Matteo, foto d'epoca, sfondo religioso e sulla vita quotidiana, nei pannelli allestiti all'auditorium di Isernia. Mi piace esprimermi in questo modo, sia con la fotografia, sia col disegno, sia anche con la pittura. Quando è iniziata questa passione? È iniziata nel 1951. Sono parecchi anni, ad oggi, ma quanti scatti ha fatto? Ecco, sono più di 1.300.000. Presidente, quest'artista si definisce dilettante, però a guardare, ad ammirare questi quadri, insomma, tanto dilettante non lo è. Sì, infatti sembra pure a me, ci sono delle bellissime fotografie, molte fotografie anche d'epoca che ci ricordano diciamo, la storia e i tempi che furono di Isernia e della provincia, degli altri paesi intorno a Isernia. Quindi veramente una bella mostra e un ottimo artista, un ottimo fotografo, anche pittore. Poi entra in tutti i campi, ce ne sono di tutti i tipi, a tutte le ore. Sì, infatti, ci sono sia foto storiche, foto di repertorio, e sia foto tratte anche con una certa fantasia, come per esempio i fuochi d'artificio oppure le file di traffico sui ponti rese in un certo modo con riflessi notturni di rosso, di bianco. Ci sono i fiori, c'è tanto, insomma, in questa mostra, compreso il profilo religioso. Sergio Antonilli, l'emozione di questa mostra? Sì, molto belle, sono foto che richiamano un po' i tempi passati, e poi bei colori, belle cose, come diceva il Presidente, e una bella storia che si ritorna un po' al passato e alle vecchie cose, che oggi come oggi non ci sono più. Fatti bene veramente. Lui, dicevamo prima, spazia su tutti i fronti, quindi dalla natura, di notte, di giorno, tra le campagne, tra gli animali, proprio a 360 gradi. Sì, come vedo è vero, perché prende tutte le varie situazioni nell'ambito della giornata e veramente ci vuole anche un po' di arte in questo. Nel pomeriggio a Campobasso si è svolto il convegno sul tema dei rifiuti come risorsa all'Hotel San Giorgio di via Insorti d'Ungheria. Le relazioni del dottor Remo Manoni sui fanghi di depurazione e l'economia circolare e di Giussi De Castro sul ruolo delle associazioni ambientali. Ha condotto i lavori il professor Giampaolo Colavita dell'Ateneo Molisano. Siamo adesso al meteo. La gamma commerciale, tutta l'energia che ti serve, specialisti delle batterie e degli accumulatori, e in Viale Olanda nella zona industriale di San Salvo. Miglioramenti climatici a partire dal pomeriggio fino a sera sul Molise.
Le temperature sono comprese tra i 9 gradi di Campobasso e la massima di 21 a Termoli. Ventilazione dai quadranti meridionali, mosso il medio adriatico. Sulla regione domattina ampi spazi soleggiati, valori atmosferici in leggero calo, correnti da sud-ovest. Siamo al calcio, il San Nicolò notaresco del tecnico Massimo Epifani si candida tra le pretendenti alla vittoria finale nel girone F della Serie D. Ascoltiamolo in questa intervista. Mister, quanto è stato importante passare in vantaggio a una manciata di minuti alla fine del primo tempo? Ma è stato determinante perché conosco il campo di Agnone, conosco l'ambiente di Agnone e conosco l'allenatore avversario che è un buon allenatore e quindi sapevo anche la loro reazione che potevano avere dopo due sconfitte tra virgolette pesanti, quindi mi aspettavo quello che è successo il primo tempo, poi l'abbiamo sbloccata e la partita è andata in discesa fino alla fine. Partita aggressiva, maschia, molto intensa nel primo tempo, si aspettava questo tipo di Agnonese? Sì, mi aspettavo questa squadra, mi aspettavo che cercavano di partire da dietro per giocare, quindi sapevo la partita la immaginavo in questa maniera. Poi noi siamo stati bravi, abbiamo fatto i primi 10 minuti di partita dove siamo stati un pochettino non siamo partiti benissimo, poi siamo venuti fuori, abbiamo cercato di giocare bene e abbiamo creato qualche occasione qui nel gol e poi abbiamo sbloccato e da lì la partita è andata in discesa per quello che volevamo fare noi. La qualità e i cambi della sua squadra sono stati determinanti poi per assicurarsi il risultato? Noi sappiamo di essere una buona squadra, è logico che veniamo da un tour de force importante. Oggi abbiamo fatto una settimana di lavoro tranquilla perché nelle settimane precedenti abbiamo avuto la Coppa Italia. E noi abbiamo fatto, secondo me, oggi una grande partita perché poi giocare dopo tutto questo periodo di tour de force non era semplice. Ci potevamo innervosire perché non la sbloccavamo, invece i ragazzi sono stati bravi anche nella gestione del secondo tempo della palla e di questo ne sono contento. È convinto che il San Nicolò notaresco possa mantenere i piani alti del girone? Ci dobbiamo provare assolutamente perché abbiamo costruito una squadra importante, il campionato è lunghissimo e quindi in questo momento bisogna ancora migliorare alcune cose e poi con il lavoro, con l'umiltà e con un po' di fortuna speriamo di lottare fino alla fine per qualcosa di importante, anche se ci sono squadre forti in questo girone. E siamo nel lotto dei 4-5 squadre che lotteranno per cercare di vincere il campionato, speriamo di esserci anche noi. E chiudiamo ancora con il calcio. La società romana New Energy, leader nella vendita di luce e gas, è la nuova proprietaria dell'Olimpia Agnonese. Alla guida del club è stato nominato Daniele Trotta, originario di Capracotta. Il ruolo di direttore sportivo sarà ricoperto da Antonello Strino, mentre responsabile dell'area tecnica l'ex attaccante di Roma e Cagliari Roberto Muzzi. Il nuovo progetto calcistico ad Agnone aspira ad essere ambizioso e duraturo. E con queste notizie di calcio è veramente tutto. Grazie per essere rimasti con noi. Arrivederci.